Buonasera a tutti, benvenuti a questo primo incontro del secondo ciclo Fotografi sulla fotografia. È un ciclo di incontri, diciamo, per riflettere insieme, per cercare di comprendere cos'è oggi la fotografia. Viviamo in un momento, diciamo, di grandi trasformazioni, sia per il digitale sia, diciamo, per il web. C'è diciamo, una grande confusione e quindi abbiamo bisogno di riflettere, diciamo, con le persone che in questo settore, diciamo, hanno operato in maniera importante. È vera, è una di queste. Ricordo, diciamo, principalmente il suo impegno alla fine degli anni 90 con i lunedì della fotografia. Poi, diciamo, ha avuto anche un suo ruolo da fotografo, ha pubblicato tanti libri, diciamo, quindi ero soltanto una piccola parte. E quindi, diciamo, io innanzitutto ti ringrazio Gino Solito, la Galleria Nea, Marco Polito, Ludovico Brancaccio che farà il video. Troverete il video di questo incontro e anche degli incontri del ciclo precedente su YouTube al canale Fotografi sulla fotografia. In genere la prima domanda che faccio a tutti quanti gli autori, quindi faccio anche a Vera, è: come nasce il tuo interesse per la fotografia? Allora, il mio interesse è nato sfogliando libri di fotografia e li andavo cercando. Non c'era molto a Napoli di libri di fotografia né librerie specializzate, però io ho viaggiato, quindi ho avuto la possibilità di vedere molte opere. E ho amato moltissimo i fotografi che si chiamavano della fotografia umanitaria, mi pare, si chiamavano così, umanistica forse, umanistica, sì. E dunque, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, ma poi anche altri, Giacometti per esempio, oppure Kudelka, oppure Kertész. Insomma, mi sono formata lo sguardo sui grandi maestri della fotografia, e uno che mi piace particolarmente è un regista che è un regista iraniano che fotografa anche e si chiama Kiarostami. E dunque anche Franco Fontana mi piaceva, che è l'unico che fotografava a colori, diciamo, fra quelli che io sceglievo mi piacevano gli stacchi di colore che faceva. Guardavo queste cose, però non pensavo di mettermi a fotografare io. Guardavo e mi piacevano. In seguito io mi sono occupata da giovane, da molto giovane, sono occupata di cinema. Ero nel direttivo del Circolo Napoletano del Cinema e quindi mi sono fatta la corazzata Potionkin e tutto il resto. Poi negli anni 60 sono stata socia fondatrice di un circolo di cultura che si chiamava Francesco De Santis. Questo è stato il mio apprendistato, diciamo, in vari campi. Contemporaneamente studiavo all'università e dopo laureata ho insegnato per 30 anni. Come insegnante io ho vissuto due stagioni particolarmente interessanti, perché ho insegnato prima alla scuola media, dove si inaugurava la riforma della scuola unica, che era una bella riforma che ha cancellato la divisione fra scuola di avviamento e scuola media e avviava tutti i ragazzi alla scuola dell'obbligo, che era unica per tutti. Ed era concepita bene la riforma. Naturalmente gli insegnanti erano abituati al vecchio modello didattico, e io già dai primi anni del mio insegnamento ho dovuto combattere perché ritenevo corretta la riforma, facevo di tutto per applicarla, ed erano anche anni nei quali si facevano grandissime sperimentazioni anche fuori della scuola, c'erano controscuole, c'erano dibattiti molto interessanti. Comunque ho vissuto quel momento molto ricco. Subito dopo, cioè negli anni 70, a metà degli anni 70, sono passata a insegnare negli istituti tecnici, e anche là mi sono trovata. A Napoli il 68
studentesco è arrivato un po' dopo. Mi sono trovata nel momento delle lotte studentesche e delle occupazioni delle scuole. Io ho partecipato a questo momento perché mi sentivo dalla parte degli studenti, però con un ruolo, diciamo, che era naturalmente di maggiore esperienza, di maggiore competenza, e mi sono trovata comunque in situazioni difficili, momenti di tensioni forti e anche di conflitti più o meno pericolosi. Comunque, sono andata in pensione nel 91. Allora, vogliamo subito entrare in argomento. Come è maturata l'idea di organizzare il lunedì della fotografia? Che devo dire, anche per me è stato, credo sia il 97 la prima edizione, è stato, diciamo, era quella un'epoca in cui era veramente difficile avere informazioni sulla fotografia. I libri erano pochissimi, le riviste erano semplicemente sulla tecnica, e quindi questi incontri furono per tanti di noi, anche Monica Biancardi nel precedente ciclo di incontri ha detto che ha deciso di fare la fotografa grazie, diciamo, a queste esperienze che ci sono state. Quindi davvero è stato un momento di una prima consapevolezza di che cos'era la fotografia di autore, che era un concetto molto molto vago, e vago anche oggi, però allora davvero era qualcosa di difficile. Dunque, negli anni della prima amministrazione Bassolino, il sindaco, vi ricordate, aveva lanciato un appello perché la società si muovesse e si impegnasse alla realizzazione di un recupero della città, di un risveglio, ecco, in generale. A quel punto io mi sono fatta promotrice di un incontro con il sindaco in cui ho avvicinato tutte le persone che lavoravano in varie realtà di base e che erano comunque avevano alle spalle esperienze di lunghi anni di impegno nel sociale, e mi ricordo che allora c'era Nicolini come assessore alla cultura, che venne a questo incontro e rimase molto colpito dalla ricchezza e dalla varietà delle attività che si svolgevano a Napoli, sempre sommerse, naturalmente nessuno sapeva niente, ma c'erano, erano radicate nelle varie realtà, nei vari quartieri. E, per fare solo un nome, Felice Pignataro, per dirne uno, che tutti saprete chi è. Comunque, a quel punto, con una parte delle persone che erano presenti, erano centinaia di persone a questo incontro, fondammo un'associazione che intendeva, invece che denunciare le cose che non funzionavano, lamentarsi di quello che mancava a Napoli, eccetera, decise, questa associazione si impegnò a realizzare dei progetti e di affiancare, diciamo così, l'opera del comune per quei settori che erano scoperti. Allora, questa associazione fondò una biblioteca a Bagnoli dove non c'era una biblioteca comunale, fondò una ludoteca a Secondigliano dove non c'era una ludoteca per i bambini di strada. Per quanto riguarda me, io proposi di occuparci del settore fotografia, che a Napoli, per quanto ci fossero grandi fotografi e molti giovani che si appassionavano di fotografia, non c'era né uno spazio dedicato alla fotografia, né una libreria specializzata, né la possibilità di vedere che cosa si produceva in Italia e nel mondo. E così ci inventammo il lunedì della fotografia. In questo io sono stata, ho avuto come collaboratrici due persone che sono qui presenti, che sono Cecilia Battimelli e Lucia Patalano, e poi ci siamo rivolti per consulenza ai nomi noti della fotografia napoletana, cioè Mimmo Iodice, Fabio Donato, che pure è presente qua, mi pare, dov'è? E
e Antonio Biasucci. E la prima iniziativa che abbiamo pensato di fare è stata questa degli incontri con l'autore. E se voi vedete, è la locandina che abbiamo fatto, questa è stata fatta nel 98. Il modo come abbiamo realizzato questi incontri è stato, ci siamo dovuti ingegnare a fare le cose senza soldi. E allora abbiamo chiesto ai vari fotografi che venivano da fuori di portare le diapositive delle loro opere, e facemmo degli incontri nello studio Parisio a Piazza del Plebiscito. E questi fotografi proiettavano le immagini e c'era poi un dibattito intorno. Sono stati incontri affollatissimi, che hanno, se ne è parlato anche sulla stampa, eccetera. Abbiamo avuto un piccolo finanziamento dal comune per pagare i viaggi. E i napoletani sono venuti gratis. Comunque si è cominciato a parlare di fotografia a Napoli. Mi interessa sapere qual era allora il rapporto tra fotografia e vita culturale e quale, diciamo, oggi vedi il rapporto tra fotografia, diciamo, e la cultura in generale. Allora, rapporti fra cultura e fotografia nessuno. Il mondo, Napoli è fatta con parti stagne, non è che ci non c'è mai stata una sinergia fra le varie forze, intelligenze, purtroppo no. E fra l'altro neanche fra i fotografi. Però i lunedì della fotografia sono stati anche un'occasione per promuovere la giovane fotografia napoletana. Io ho conservato gli inviti delle manifestazioni che facevamo, degli eventi. E nell'ordine di in ordine di tempo abbiamo potuto fare delle mostre e addirittura delle pubblicazioni qualche volta. Vabbè, comunque queste sono le varie mostre che abbiamo fatto, che abbiamo promosso, facendo emergere i giovani fotografi. Poi l'ultima grossa iniziativa che abbiamo fatto, questa insieme a Fabio Donato all'Accademia di Belle Arti, è stata una grossa rassegna sulla fotografia napoletana organizzata per temi. E l'idea era quella di fare confrontare le giovani leve della fotografia con fotografi professionisti già affermati. E allora, se metti quella locandina, come era stata concepita questa rassegna, che dava conto veramente di tutta la produzione che c'era a Napoli sui vari temi della fotografia. Sono stati incontri affollatissimi, molto molto seguiti, e sono stati veramente interessanti, perché c'è stata una panoramica, ecco, è stata la prima volta che si è visto veramente tutto quello che si faceva a Napoli. La domanda successiva è: che eredità, a tuo parere, hanno lasciato questi incontri? Io non so, non credo che ne abbiano lasciato una grande, però mi succede, stranamente, e stasera mi è successo già, ancora, che vengo fermata qualche volta da qualcuno che mi dice che si è messo a fare fotografie dopo aver frequentato i nostri lunedì. E una bella eredità, direi. Questo è bello, ma alcuni di questi giovani che avete visto, di cui abbiamo fatto alcune mostre, sono diventati professionisti bravi e anche conosciuti, il che è una soddisfazione. E mezzi non ce ne sono mai stati, quindi anche i fotografi fanno una vita stentata, faticano, diciamo, poi c'è molta concorrenza, insomma. Comunque, però, va detto che quelli che sono passati attraverso l'esperienza dei lunedì della fotografia hanno mantenuto uno stile particolare, cioè una serietà e un rigore anche nell'uso della macchina fotografica, e
qua ci sta Mario Laporta per esempio, io vedo con piacere che si, come dire, è continuato questo discorso in qualche modo, anche se non come associazione o come collettivo, ecco. Un'altra esperienza di grandissima importanza di cui ti sei occupata è la mostra per i 100 anni di Maurizio Valenzi. Ci puoi raccontare com'è nata l'idea della mostra, come hai scelto i fotografi? Dunque, intanto faccio vedere il libro. Sì, allora io sono stata invitata a organizzare questa mostra dal presidente della Fondazione Premio Napoli, che era Silvio Perella allora. E, si voleva diciamo fare un omaggio in occasione dei 100 anni del sindaco, che però è morto nel frattempo, era arrivato quasi alla soglia dei 100 anni, e si era pensato di fargli questo omaggio con una mostra dedicata agli anni in cui lui era stato sindaco, com'era Napoli allora. La mia scelta si è indirizzata verso i fotografi che erano attivi a Napoli in quegli anni. A parte il fatto che attraverso l'esperienza delle Unità della Fotografia io conoscevo tutti i fotografi, per me è stato facilissimo avvicinarli, andare nei loro studi, scegliere insieme a loro le fotografie e stabilire una selezione delle immagini che rendesse conto della stagione in cui Valenzi era stato sindaco. Per esempio, io vengo ispirata dalle persone che sono presenti. Fabio Donato aveva documentato l'estate a Napoli, che è stata prima dell'estate romana di Nicolini, è stata un'esperienza molto, molto significativa. E questo per dire alcune degli aspetti, sono stati trattati vari aspetti in questa mostra, e questo è stato il motivo della mia scelta. Qui ci sono i nomi, al limite li leggo: c'era Cecilia Battimelli, Antonio Biasucci, Francesco Paolo Scito, Fabio Donato, Luciano Ferrara, Gianni Fiorito, Guido Giannini, Mimmo Iodice, Lucia Patalano e Sergio Riccio, quindi diciamo autori di grandissimo spessore. Una mostra bellissima che è stata riproposta 2 anni fa al PAN, diciamo, o lo scorso anno, diciamo. Quindi è davvero un lavoro di grandissimo pregio che credo sia ancora possibile vedere presso la Fondazione Valenzi dal Maschio Angioino. Nel fare questa ricerca, quindi nel cercare queste foto per la mostra in onore di Maurizio Valenzi, ti sei, diciamo, imbattuta nel problema degli archivi fotografici, questa grossissima risorsa che però, diciamo, è difficile da gestire. Cosa pensi si possa fare per preservare questi archivi e valorizzarli? Ricordo, diciamo, molti degli archivi dei singoli fotografi, diciamo, i più importanti sono dall'archivio Parisio, Troncone, Carbone, che purtroppo versano tutti in gravissime difficoltà. Qua ci vogliono investimenti grossissimi, perché il materiale che esiste è veramente immenso. Per poterli preservare bisognerebbe scannerizzare le foto e fare archivi digitali. Questo è un lavoro lunghissimo che richiede tempo. Lo so, perché io le mie fotografie le ho scannerizzate e ho un archivio in ordine, e questo mi consente poi di trovare facilmente quello che cerco. Però, in verità, lo spirito napoletano è anarchico, non si fanno mai le cose in maniera sistematica, organizzata. Chiunque fa fotografie poi non le tiene in ordine. Io ho visto negli archivi, perché ho girato negli studi dei fotografi, ho visto che solo qualcuno ha in ordine le foto. Per esempio Mimmo Iodice, perché c'ha una moglie brava che lo aiuta. E dunque, però in generale, comunque la mia idea però conservare memoria di quello che c'è è un'altra. Io avrei, se avessi continuato il lunedì della fotografia, avrei sguinzagliato i giovani fotografi nei vari studi per sapere che cosa c'era nei vari studi.
almeno sapere che cosa c'è, che c'è nell'archivio di Fabio, che c'è nell'archivio di Mimmo, che c'è nell'archivio di Antonio Biasucci, in maniera che ove mai servisse qualcosa uno sa dove andare a cercare, non che sempre in questa maniera. Napoli c'ha questo difetto, così, insomma, non abbiamo soldi, questo è vero, però non è detto che non si possano fare delle cose anche diciamo organizzate meglio. Allora io mi permetto di dire una cosa, mi occupo così umilmente di storia della fotografia e dico, diciamo, ho detto anche in altre sedi, che Napoli è la città più importante per la cultura fotografica, sia sull'Ottocento, perché oggettivamente era di gran lunga la città più importante in Italia, tutti i grandi fotografi sono venuti a Napoli e quindi vive lo strano paradosso che ci sono più immagini dell'Ottocento fuori Napoli che a Napoli, perché era una meta del Grand Tour, quindi tutti i grandi intellettuali venivano a Napoli, compravano le foto, facevano fare le foto e quindi c'è un materiale fotografico disperso nelle biblioteche di Parigi, Londra, New York, che è di gran lunga superiore a quello di altre città italiane. Per il contemporaneo credo di dire che ci siano i fotografi più importanti, quindi se si riesce a trovare un'unità, una forza, diciamo emerge, diciamo, questa grande scuola e che diventa un volano anche per i giovani autori. Parliamo un pochino di Vera Maona, fotografa, autrice, quindi raccontaci quali sono state le tue prime ricerche visive e quali sono stati anche i tuoi riferimenti visivi e culturali. Dunque, io ho cominciato a fare fotografie in maniera casuale, come mi capitava. Non ero capace tanto sul piano tecnico, non sono mai stata molto brava su questo piano, perché non ho mai potuto frequentare una scuola di fotografia. Io ho imparato moltissimo da Cecilia Battimelli, che è una mia amica, è fotografa, e mi potevo confrontare con lei e i suoi consigli mi sono stati sempre molto preziosi. E abbiamo tentato insieme un primo progetto, che era un libro sulla città di Napoli. E c'era una casa editrice torinese che aveva una sezione di fotografia dedicata alle città. E noi proponemmo a questa casa delle nostre foto su Napoli. Preparammo questo materiale, andammo a Torino e l'editore ci fece un contratto. E quindi noi tutte soddisfatte tornammo a Napoli. Qualche giorno dopo ci scrissero che non avevano i soldi per fare il libro e quindi il libro non si fece. E questa è stata la prima avventura disavventura. Comunque le mie foto a quell'epoca erano foto abbastanza ingenue, nel senso che io non diciamo mi avvicinavo alla fotografia in maniera empirica, in qualche modo facevo delle cose, però non ero proprio profondamente convinta. La prima vera cosa che ho fatto con convinzione è stato il lavoro su Little Cedar. Quando io ho scoperto che ero in vacanza, leggo sul giornale che si stavano vendendo i macchinari, si chiudeva Little Cedar, si stavano vendendo i macchinari agli indiani e poi sarebbero passati anche ai cinesi. E io ho avuto proprio un senso di smarrimento rispetto a questa. Pensavo che si cancellasse un pezzo importantissimo della storia di Napoli, della storia industriale della città. Io avevo assistito tante volte ai cortei, agli scioperi dei caschi gialli, avevo seguito le battaglie sindacali e mi pareva una cosa terribile che si chiudesse Little Cedar. E pensavo che bisognasse mantenere in memoria di quello che era stato questo luogo. Così ho tentato di entrare nella fabbrica e di fotografare. Non era facile. Nelle fabbriche non si entra facilmente, però io mi sono fatta fare una lettera da un assessore e sono andata dal responsabile delle relazioni esterne, così si chiamava, il quale mi ha detto, vabbè, se ne vuol venire, 2 o 3 giorni.
Io comunque sono stata furba, perché l'autorizzazione l'ho chiesta per me e per i miei assistenti, che non avevo naturalmente, in modo che io potessi entrare anche con qualcun altro. E naturalmente non era facile rimanere. Io ho lavorato 5 anni a Little Cedar, riuscendo ogni volta a superare l'antipatia di questo responsabile delle relazioni esterne, che non mi voleva fare entrare. Lui ha fatto di tutto per non farmi fotografare il lavoro. E io andavo per esempio ad apertura della fabbrica, e quel giorno non mi dava il permesso di entrare. E quindi ho potuto fotografare solamente alcune scene di lavoro. Quando sono entrata a Little Cedar, la prima impressione straordinaria è stata la grandezza e l'imponenza di queste macchine. Veramente io ero incantata dalla bellezza, non so come esprimere questo stato d'animo, questa emozione che mi ha dato. La grandiosità, ecco, dell'impianto industriale e dell'ingegnosità umana, veramente. Poi ho cominciato a conoscere gli operai, che mi spiegavano anche come funzionavano le varie strutture, che mi accompagnavano anche per esempio a salire su certe cose instabili per poter fotografare dall'alto delle, insomma, questa è stata la mia esperienza. Ma quello che mi prendeva contemporaneamente al desiderio di documentare questa fabbrica che stava per essere smantellata, c'erano i racconti che mi facevano gli operai della loro storia, della loro vita, delle battaglie che avevano fatto, degli incidenti che avevano avuto, dei morti che c'erano stati. E io ero combattuta fra fare le fotografie o registrare i racconti che mi venivano. Voi state, vedete, ecco, questa fotografia mi fa vedere la enormità delle strutture che si dovevano. C'erano delle gru straordinarie per poter sollevare. Se voi vedete la misura degli uomini, si capisce la grandezza di queste. Questa è stata Little Cedar per me, 5 anni. Questo libro è uscito facilmente perché l'editore Mazzotto di Milano aveva una sezione di fotografia ed era interessato anche alle fabbriche, alle strutture industriali, quindi il libro si è presentato a Bagnoli. Si è fatta una mostra per la quale mi ha aiutato molto Lucia Patalano per l'allestimento della quale mostra. E il Comune di Napoli, che ha finanziato la mostra, in quel periodo era interessato a Bagnoli perché c'erano i riflettori puntati, si doveva fare la trasformazione dell'aria, quindi c'era un dibattito in corso, e mi hanno offerto tutte le strutture più belle di Napoli per fare la mostra. Io invece volevo farla a Little Cedar, e quindi la mostra si è fatta, e non posso che era difficile da organizzare, come Lucia ricorderà, perché era il circolo aziendale, non era un posto adatto a fare una mostra, però noi l'abbiamo fatta là, e lì si è fatto anche la presentazione del libro, alla quale hanno partecipato sia Bassolino, che allora era presidente della regione, sia Rossana Rossanda, che aveva scritto una prefazione al libro, sia Fabrizia Ramondino, che aveva scritto un altro pezzo sul. È stata occasione di riflessione su questa vicenda. È stata molto partecipata questa cosa. C'era folla fino a fuori, e soprattutto c'erano gli operai, che erano quelli a cui io tenevo particolarmente. La cosa, quando mi si chiede tu che tipo di fotografia fai, io non so rispondere, perché in realtà mi interessano molte cose e di vario genere, una delle quali
E anche, sono anche gli aspetti formali della fotografia. Ecco, i 99 scatti. Sì. Dunque, devo dire che, poiché c'ho l'archivio in ordine, io ogni tanto mi guardavo le mie fotografie e vedevo che io avevo due tipi di cose. Su alcuni temi ritornavo periodicamente. Altre fotografie avevano però un aspetto formale che mi piaceva in particolare e che si accostava facilmente ad altre fotografie. Questo dei 99 scatti è stato quindi un libro che ho studiato insieme a un'amica pittrice che mi ha spinto a rivolgermi a un editore per pubblicare il libro, e ho conosciuto in quella circostanza un grafico che si chiama Franco Lancio, il quale mi ha aiutato a organizzazione delle foto. Come vedete c'è una corrispondenza visiva fra io sto facendo proiettare a coppia le foto, in maniera che si capisca. E mi ricordo che quando si è presentato questo libro, l'ha presentato Antonio Biasucci, commentava, io come vedete non sono una giovane e non ero giovane neanche allora, lui commentava che aveva avuto un'audacia che manco i giovani avevano di fare un libro accostando le foto in questa maniera. E allora io mi ricordo di aver detto una cosa che ripeto qua, che Picasso diceva che richiede un lungo tempo diventare giovani. Mi interessano molto le relazioni umane ed è questo il motivo per cui mi sono poi, per molti anni ho raccolto fotografie sul rapporto madre-figlia, sulle coppie e sull'amicizia. Questi, dopo molti anni che io raccoglievo questo materiale, ho pubblicato poi questi libri e alla fine dei tre mi ho fatto una specie di cofanetto, non si può dire perché sono di una dimensione un po' più grande, ma insomma un volume che si chiama, un volume fatto di tre libri che si chiama Trilogia degli affetti. Ecco, questi sono madri e figlie. Nella ricerca su madri e figlie io sono partita dalla nascita, sono arrivata passando attraverso, quindi la nascita, il momento del gioco fra madre e figlia e poi il momento delicato dell'adolescenza, quando la madre è preoccupata e guarda con una certa apprensione l'evoluzione e anche la ribellione della figlia. Poi c'è una fase in cui le madri e le figlie si somigliano in qualche modo, le giovani figlie sono piccole donne e le madri sono orgogliose, ce n'è una. Poi passano gli anni, le madri, le figlie si sono allontanate, le figlie vanno a incontrare le madri, a salutare le madri a casa, a fargli visita, ma hanno sempre meno da dirsi. E poi c'è una fase in cui sono le figlie che si occupano delle madri. Vogliamo parlare di qualche altra pubblicazione, qualche altra ricerca visiva a cui tieni particolarmente, o vogliamo ritornare al discorso? C'è tempo o no? Allora, dopo di questo ho fatto coppie. E le coppie mi interessavano, le coppie nel momento dell'innamoramento, della intesa, del momento felice, o in momenti in cui invece si allontanavano. Ho cercato di rappresentare anche questo. Mi è capitato comunque, le mie fotografie sono tutte istantanee. Io osservavo e se mi capitava acchiappavo delle situazioni e ho fotografato anche
le coppie gay. Ah, questa per esempio è una di quelle fotografie che fa vedere un momento di crisi, insomma. Questa invece è una serendipity. Sapete che vuol dire? Che uno per caso cerca una cosa e ne trova un'altra. Allora io ero nella metropolitana di Pechino, credo. Pechino, sì. E dunque vedo un gruppo di ragazzi e questa coppietta che si guarda. Quando sono andata a trasferire la foto sul computer, è successa una cosa strana, cioè si sono messe fuori fuoco le altre figure ed è rimasta quella. Non l'ho fatto io di proposito, è successo e me la sono conservata così perché mi pareva significativa. Questo è il caso, naturalmente non è in Italia questa foto, perché qua non è previsto il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Io ero invitata a questo matrimonio, ho chiesto il permesso di fotografare. L'ultimo libro della trilogia degli affetti è sull'amicizia. Torniamo allora a parlare, diciamo, di Napoli, della fotografia, di cosa si può organizzare. Diciamo, oggi la situazione è profondamente cambiata rispetto agli anni 90. Diciamo, oggi addirittura abbiamo un eccesso di iniziative, no?
Chi segue un po' dalle mostre fotografiche sa che è difficile, diciamo, riuscire a seguire. Credo che ci siano un 500 mostre l'anno, è diventata difficilissimo. Però, nonostante questo, forse c'è ancora un po' di provincialismo, autoreferenzialità, ancora non si riesce a dare, diciamo, la giusta forza agli eventi culturali della città. Secondo te cosa si deve fare per promuovere la cultura fotografica a Napoli oggi? È una domanda a cui non so rispondere. Non saprei. Devo dire che vedo con piacere che ci sono delle iniziative che possono essere, diciamo, possono crescere, possono anche fare un lavoro culturale sulla fotografia a Napoli. Parlo per esempio dei magazzini fotografici che sono stati aperti da Yvonne De Rosa, che sono nel centro antico di Napoli e che stanno facendo una serie di hanno una serie di proposte, di, anche di attività, di eventi che richiamano gli addetti alla fotografia e anche un pubblico più vasto. A questa a Yvonne De Rosa, che io avevo conosciuto molti anni fa quando lei aveva fatto la mostra qui a Napoli sul manicomio dismesso dei bianchi, io ho passato tutte le cassette dei lunedì della fotografia perché le volevo passare il testimone. Siccome lei ha cominciato a fare un lavoro analogo a quello che facevamo noi negli anni 90, pensavo che potesse essere utile, perché noi avevamo documentato gli incontri con l'autore e le ho passato tutte le cassette di quelle. Purtroppo non ci sono quelle della rassegna sulla fotografia napoletana, però non eravamo in grado di produrle. Insieme a queste io vorrei passarle anche delle idee che noi non siamo riusciti a realizzare. Penso che questa persona, che è molto intraprendente, intelligente e capace, può veramente raccogliere il testimone e allargare il discorso, e mi pare che abbia già contatti con vari fotografi napoletani e ha una bella sede, che era importante, noi non l'avevamo, e può darsi che lei riesca ad andare oltre. Per esempio, una cosa che si potrebbe fare, ma ci vogliono sempre soldi. In realtà il Comune non ha mai investito nella fotografia. Comunque, quando si parla di investimenti, si tratta sempre di spiccioli, non si tratta mai di un investimento tale che possa far pensare a un progetto di lunga durata. Se si vuole veramente valorizzare la fotografia, i progetti devono essere di lunga durata, non possono essere l'occasione di una mostra o l'occasione della presentazione di un libro. Noi pensavamo in grande quando facevamo i lunedì della fotografia, e l'unico che aveva capito che era una cosa importante è stato Nicolini, quando è stato assessore comunale per pochissimo tempo, assessore alla cultura. Noi avevamo pensato che, poiché in tutte le parti del mondo si fanno festival della fotografia e si conosce la fotografia del mondo occidentale, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, l'Italia stessa, eccetera, mai che si sia parlato della fotografia dei paesi che affacciano sul Mediterraneo del Sud. Noi avevamo pensato, vi ricordate, no? Avevamo pensato a un festival da farsi ogni 2 anni sulla fotografia del Mediterraneo, dei paesi del Mediterraneo, e volevamo far emergere tutto il lavoro che esisteva in questi paesi. Avevamo trovato anche una persona disposta a viaggiare, andare in questi paesi a prendere contatti, però ci volevano i soldi. La persona che avevamo pensato, poi è diventata una critica importante del Sole 24 Ore della domenica, che sarebbe Laura Leonelli. Lei era capace di... era giovane, era intraprendente, voleva
viaggiare, avrebbe fatto da collegamento fra noi e loro, insomma non abbiamo avuto il finanziamento. È venuto dopo Nicolini, c'è stato un altro assessore che ci ha dato alcuni finanziamenti a spizzichi e a bocconi, potevamo fare piccole cose. Quindi finanziamenti. Io ho sentito dire addirittura dal ministro, quando c'era Franceschini, ministro della cultura, che bisognava valorizzare i beni culturali e fra i beni culturali c'era la fotografia. Io mi sono ritagliata questo, non se ne è parlato poi mai più. Ma comunque volevo suggerire a Yvonne di farsi avanti col ministro della cultura. Va bene, allora dopo questo invito a Ivone, che tra l'altro è anche tra gli autori che incontreremo, ti puoi fare una domanda un po' curiosa. Qual è il principale pregio e il principale difetto dei fotografi napoletani? Il principale pregio è che sono bravi. Sono bravi. Il principale difetto è che sono molto individualisti. Molto. Proprio ognuno pensa solamente al suo lavoro, in qualche modo alla promozione di se stesso. Questa è una cosa che io ho scontato quando facevamo in Unione della Fotografia e ho cercato di... Io volevo fare una piccola magnum a Napoli perché sono ambiziosa e perché penso in grande, ma non mi è riuscito. Speriamo che ci sia ancora spazio per creare cose importanti. Voglio ricordare che comunque da allora c'è stato ad esempio l'avvio di una delle lauree specialistiche in fotografia. Nel 2005 Fabio Donato, diciamo, ha fondato insieme a Catania e Brera, diciamo, una delle primissime lauree in fotografia, quindi questo qui comunque è un riconoscimento importante. Ricordo che la fotografia in Italia è diventata bene culturale nel 1999, quindi proprio a seguito di questa, diciamo, denominazione ufficiale si sono potuti avviare anche corsi di laurea. Faccio una piccola nota tra il polemico e no, diciamo che prima c'erano due o tre persone che si occupavano di fotografia, no? C'era Monti, Zagner. Ora siamo passati oltre 100 persone che in Italia, diciamo, insegnano a vario titolo fotografia, quindi si è passato da una carenza di attenzione, un eccesso di attenzione, forse la consapevolezza di questo sforzo è mancato. Questo parlo a livello nazionale. Franceschini, diciamo, aveva avviato un importante progetto sugli archivi, poi, diciamo, è caduto il governo, è ritornato, vedremo quello che riuscirà a fare. C'è ancora una domanda voglio fare a Vera. In tutta questa tua esperienza, i fotografi che hai conosciuto, c'è un fotografo o una fotografa che pensi che non è stata valorizzata, che ti sentiresti di dire che è un autore o un'autrice su cui bisogna porre attenzione? No. Va bene, era semplicemente. Roberta Valporta ha scritto che dagli anni 60 è nato un nuovo tipo di fotografia, un nuovo tipo di fotografo che si poneva in modo critico nei confronti della realtà. Quale credi che sia il ruolo del fotografo e della fotografia oggi? Cioè, praticamente Roberta Valporta diceva che il fotografo era diventato un intellettuale, quindi come uno scrittore si poneva in maniera critica sulla realtà. Io rispondo leggendo perché me l'ero scritta la risposta a questa domanda. C'eravamo ovviamente sentiti prima. Allora, la fotografia è un potente mezzo di comunicazione perché la sua ricezione è alla portata di tutti ed è immediata. Può servire tanto a documentare eventi, catastrofi, conflitti, fatti di cronaca, realtà sociali, a mostrare città, luoghi, monumenti, quanto a rappresentare le vicende umane o ad esprimere stati d'animo, sensazioni, emozioni. Il suo ruolo nella società dipende da come la si propone e da come la si usa. Può essere mistificatoria e avere un ruolo di manipolazione dell'opinione pubblica o essere illuminante, aprire cioè spazi nuovi di conoscenza. La sua lettura richiede perciò capacità critica e strumenti culturali adeguati a decodificare i messaggi sottesi alle immagini. Perfetto, niente da dire, sei stata più che esauriente. Stai lavorando a qualche nuovo progetto, qualche nuova ricerca visiva? Sì, comunque
E questi sono i segreti che in genere uno non dice. Comunque, c'ho molto materiale ancora, perché io ho fotografato per oltre 40 anni e ho conservato quello che fotografavo. E sono incerta su come muovermi adesso, cioè se tirare fuori un certo tipo di discorso o un altro. Perché mi sono appassionata sia alle vicende, diciamo così, della realtà sociale, sia alle persone, sia, per esempio, ho molti ritratti. Il ritratto è una delle cose che mi piace di più, ma non l'ho mai tirato fuori. Però, ecco, l'ultimo ritratto che ho fatto, l'ho fatto a Mimmo Iodis. Quindi stai ancora imparando a essere giovane. C'è ancora tanto da imparare. La domanda conclusiva di solito questi incontri è sempre rivolta, diciamo, ai giovani autori, agli studenti. Quale consiglio daresti a un giovane autore che vuole avviare una sua ricerca, che vuole diventare un artista, diciamo, un artista visivo attraverso la fotografia? Dunque, intanto io non credo che ci sia un percorso per diventare artista, nel senso che ci vuole una fortissima carica interiore, non lo so com'è. Però quello che potrei consigliare a un giovane fotografo è di diventare padrone, assolutamente padrone della tecnica, perché lo strumento linguistico è fondamentale per poter dire le cose che uno vuol dire, e per dirle bene bisogna dominare il mezzo. Lo dice una che non l'ha mai dominato. Ringrazio Vera, chiedo se qualcuno vuole fare un intervento. Ciao, sento un'informazione. Come mai è finita poi l'esperienza dei lunedì della fotografia? Per un'implosione interna, tra cui metto io con un po' di cattiveria anche un po' di guerre di personalità, o perché era anche una questione di fondi, cioè è finita questa esperienza? E poi l'altra domanda era, oggi potenzialmente si potrebbe ricreare, ma poi con quali autori attualmente? Dunque è finita perché a un certo punto si esauriscono le energie quando uno deve combattere. Infatti, non per tensioni fra i fotografi, no, questo no. E poi non mi ricordo l'altra domanda. Io penso veramente che la persona che può fare qui a Napoli un lavoro, diciamo, di promozione della fotografia, di diffusione, di divulgazione, e comunque un lavoro culturale, è Yvonne De Rosa, che ha aperto questo spazio che mi sembra veramente, che ha cominciato. Ci sei, Yvonne? Lo sai che non ti avevo visto. C'è qualcuno vuole fare un intervento? Lucia, forse? Che ha seguito, diciamo, da vicino la nascita di tutte queste esperienze. Sei... E allora, dicevo, ho ascoltato Vera innanzitutto come amica, con molto affetto, con molta commozione, perché cioè, mi rendo conto di quanta roba c'è in Vera Maone. Insomma, in tutti gli anni di Vera Maone ci sta un'enorme biblioteca, cioè una quantità di esperienze. Cioè, considerate che Vera ha girato un attimo il mondo, considerate che Vera è persona di grande cultura, considerate che Vera si è, diciamo, impegnata nella politica molto seriamente per tutta la vita. Cioè, voglio dire, il suo impegno è sempre comunque stato un impegno fortissimo, sociale, culturale, politico, e fino ad oggi che parla della sua esperienza, ce la viene a raccontare qua, io credo che sia un dono enorme, un grande dono. Il tutto con una grandissima semplicità, perché ci vuole grande semplicità, cioè quando si è grandi si è anche molto semplici. No, vero, me la farisce, perché qua tutti quanti fanno ping e dice io sono un genio. No, insomma, voglio dire, e anche la quantità, il contenuto enorme delle tue cose, voglio dire, che è notevole, da prendere in considerazione. Sono felice che tu abbia ancora suggerimenti, proposte da fare,
e penso che i 2 anni siano i più belli che io abbia mai visto, insieme ad altre persone che io stimo della cultura napoletana e che sono impagabili, che sono il nostro, come dire, il nostro bagaglio culturale fortissimo, insomma. Questo per la fotografia, questo per quello che ci racconti, perché poi la tua fotografia credo sia anche un modo per raccontare la tua vita, che è ricchissima, ricchissima di cose. Basta. Volevo fare un commento, perché proprio perché si parla di Letizia Battaglia, che a Palermo è riuscita a realizzare una istituzione dedicata alla fotografia, c'è sicuramente voluta la sua energia personale, però qual è stato il percorso che forse anche a Napoli si potrebbe... Io avevo un problema di fondi, c'era la casa della fotografia che però non ha avuto i fondi che doveva avere, ha continuato a fare mostre estremamente importanti, abbiamo gallerie di primissimo piano che fanno iniziative... prestigiosi. Allora io dico che comunque anche in questa situazione che non è ottimale, Napoli è la prima città, serve qualcosa che amplifichi questa forza creativa che c'è, quello che riesce ad accadere per il teatro e per il cinema, che ci sono queste grandi botteghe creative e poi però si riesce ad emergere a livello nazionale e internazionale. Questo accade anche in fotografia, non è che non accade, perché abbiamo nomi di assoluto prestigio nazionale ed internazionale. Credo, a mio modesto parere, che debba accadere di più. Allora vi ringrazio tutti, un bel applauso per Amone e ci vediamo al prossimo incontro con Cristina Cusani e Chiara Arturo il 3 febbraio. Grazie a tutti.